Avvocato Luigi Alfano, buonasera. Parliamo dell'incremento della microcriminalità in Penisola Sorrentina. Purtroppo gli episodi di violenza a danno non solo di maggiorenni ma anche di minorenni, di sempre più baby gang, sono all'ordine del giorno. La nostra cronaca quotidiana ci manifesta e soprattutto ci proietta episodi di microreati predatori che insinuano, purtroppo ahimè, riescono soprattutto a manifestare quell'inquietudine che è latente nella coscienza civile, perché queste forme di microcriminalità predatorie, invasive e soprattutto lesive anche della propria libertà personale stanno aumentando notevolmente con l'aumento della crisi congiunturale dovuta soprattutto al forte aumento della disoccupazione giovanile e sociale. Queste forme di esasperazione sociale noi le vediamo trasmigrare oramai anche in strada, in qualunque luogo dove purtroppo episodi di violenza, di follia, dominano il quotidiano. E questo non è connaturato soltanto all'aumento della crisi economica e della congiuntura che ci sta attanagliando e della forma di inquietudine che purtroppo ci pervade in maniera lasciva tangendoci. Però è anche lo specchio e fa capire anche un aumento della povertà e della miseria che porta sempre di più spesso a questi microepisodi, talvolta non soltanto legati alla miseria, ma anche al puro divertimento, al puro scherno, alla pura ilarità, dove le vittime predestinate purtroppo sono ignare. Vediamo i treni, vediamo i motorini, vediamo le singole persone, vediamo anche l'utilizzo smodato delle armi. È un allarme che io faccio all'istituzione, limitare e i prefetti devono vigilare sull'utilizzo equilibrato delle armi, che non è possibile che ci sia un arsenale presso questi soggetti e che devono essere sottoposti a dei controlli più serrati e più rigidi da parte delle forze dell'ordine e della prefettura per una maggiore pace e soprattutto una maggiore sicurezza di noi cittadini. Grazie. Grazie anche a voi.